Lunedì alle 23, termine tassativo, saranno sciolti gli ultimi nodi di mercato, ma intanto parte ufficialmente la nuova stagione. Col campionato sarà calcio vero, non quello di Coppa, spesso mendace per definizione. Insomma, profilo basso, anche se i progressi sono evidenti sul piano dell'atteggiamento e dell'organizzazione. Bissare sotto questo profilo, la prova offerta contro il Chievo sarebbe dunque l'ideale? Baroni va oltre e aggiunge con serenità, senza spocchia, che il suo Pescara è pronto. Non sarebbe l'ideale, è indispensabile, è diverso. L'ideale no, dobbiamo farlo, perché è da lì che si parte. Pescara è pronto, Pescara è pronto e siamo anche noi. Io sono curioso. La curiosità sta la mia curiosità sta proprio in quello che credo questa squadra possa fare, e anche vedere a che punto è, quanto noi stiamo consolidando di settimana in settimana quello che io voglio. Il primo avversario all'Adriatico si chiama Trapani, una delle rivelazioni dello scorso torneo, assai ringiovanito, 10 partenze e altrettanti arrivi. Non ci sono più i vari Nordi, Pierrone, Gambino, Nizzetto, Caccetta, Priola, Pacilli, Garufo e Ferri, indisponibili Martinelli, Junco, Nadarevic, lo squalificato Lombardi. 4-4-1-1 il sistema di gioco, in mediana Feola in luogo di Ceramitaro, davanti Falco a ridosso di Mancosu, rede bomber dell'ultimo torneo con 26 gol. La peculiarità della squadra di Roberto Boscaglia, il contropiede, vietato dunque concedere la profondità, ecco perché sarà fondamentale l'equilibrio tattico. Sì, devo dire, questo è una riflessione molto giusta. A me piace che la squadra rimanga corta, mi rimanga vicina nelle distanze. Se non pressi più in avanti sei costretto ad andare all'indietro, quindi questa è una regola. Dobbiamo cercare di fare una partita di grande di equilibrio, di vigore, ma anche di coraggio. Voglio vedere gente che abbia l'occhio voglioso, famelico, è importante. Nel Pescara assente Lazzari per squalifica, al suo posto Nilsen, che in mediana agirà con Appelt e Bjarnason. Ricomincia dalla panchina Pesoli, così come l'ultimo arrivato Francesco Zampano. 4-3-3 il sistema di partenza, davanti Politano e Caprari a supporto di Maniero, richiamato a dovere dallo stesso tecnico dopo la sortita di venerdì scorso. Noi abbiamo delle regole e mi piace che tutto ciò che viene fatto e viene detto, viene sempre detto e fatto negli interessi della squadra e del noi, e non negli interessi personali. Quindi questa è una cosa chiusa, già chiarita immediatamente. Del mercato dunque si ritornerà a parlare dopo il match di Trapani. Su Bukel, che ha optato per Bologna dicendo non ho mai preso in considerazione altre opportunità, così il tecnico biancazzurro. Io posso solo fare un in bocca al lupo al giocatore, ma ripeto, non è che io avessi chissà cosa, era un fatto di caratteristiche, però la stima rimane invariata. Quindi non... cioè, senza esagerare, stiamo a parlare di un giocatore importante, ma fino a un certo punto. Dobbiamo assolutamente far passare un messaggio, che tutti siamo importanti, ma nessuno è indispensabile qua.